In occasione delle giornate di primavera del FAI si organizzano visite guidate al castello di Calatubo. Ed eccoci al castello di Calatubo, vediamo qui l'autostrada A29. Quello che prima era uno scambio commerciale diventa un pagamento di protezione. Infatti i greci, ovviamente non trova, la fanno di accettare ci viene un ovvero questa, e diciamo questa che è ancora è del tutto in rovina, questa ancora si può in qualche vedere, diciamo, si può vedere ancora qualcosa. Abbiamo qui Monsignor Ludovico Puma, prevista oggi la benedizione della cappella e di tutto questo complesso in rovina che si prevede di restaurare. Monsignor Puma, una giornata sicuramente importante. Senz'altro, è una giornata particolarmente preziosa, addirittura vorrei dire, per Alcamo, per i giovani di Alcamesi, perché davvero, così come poco fa dicevamo, no? Questi giovani che riscoprono il passato, però si proiettano al futuro, e credo che questa dovrebbe essere la molla che è particolarmente forte, no? Per cui addirittura io sono qui per benedire proprio questo impegno, questa generosità, questa disponibilità dei tanti giovani volontari che si impegnano a recuperare il più possibile questo retaggio antico, che però è veramente un retaggio di cultura, un retaggio di storia, un retaggio anche, perché qui attorno praticamente sono stati i primi insediamenti anche delle popolazioni che si sono collocate in questi posti. Credo che davvero i giovani in questa maniera, riscoprendo anche, e riscoprendolo soprattutto con un impegno che li porta a lavorare insieme, possano anche riscoprire il segno della solidarietà, dell'impegno comune, per veramente proiettarsi anche in altri campi a dare il loro contributo. Venne imprigionato all'interno di una torre e per diversi anni poi si sentì questo pianto. Vediamo qui l'interno della cappella mentre vengono illustrati cenni storici. Questo bene monumentale in rovina e che adesso si prevede di restaurare. Trovavano tutti questi scheletri, li ammassarono in questa torre. Maria Rimi in prima linea tra i volontari di Salviamo il Castello di Calatubo, l'associazione che ha raccolto oltre
71.000, quasi 72.000 firme per la salvaguardia di questo maniero ormai in rovina. In questi ultimi giorni avete intensificato l'attività qui in questo luogo ricco di storia e oggi vediamo visitato con grande interesse anche dai più giovani. Allora, è stato un obiettivo che è veramente tanto sofferto, perché noi volevamo che il castello venisse recuperato e vogliamo anche, perché ancora siamo a niente, abbiamo appena iniziato. Cercheremo di far arrivare fondi in collaborazione con l'amministrazione e chiunque voglia collaborare praticamente. Abbiamo fatto il percorso per far conoscere alla gente l'importanza di questo maniero storico e l'importanza anche del castello. Stiamo iniziando dalla chiesetta, ti faccio aspettare. Sì, c'è la benedizione, sì, allora andiamo. Poco c'è la benedizione, Monsignore è ovviamente molto impegnato, oggi è venuto Monsignor per noi, Puma. Monsignore Puma è venuto per noi per benedire questi lavori e che poi si abbia un proseguo, almeno quello che ci auguriamo, specialmente la nostra intenzione è coinvolgere i giovani, far capire l'importanza di tutto questo bene, di questi beni che abbiamo. Purtroppo l'uso che poi è stato fatto di questo locale, sporcando, ma probabilmente facendo anche delle cose di come accennavo, insomma, particolarmente gravi, ma possibilmente anche qualche omicidio del suo collega, evidentemente il locale diventa sconsacrato automaticamente, appena viene usato per altri scopi o per più abusato. Vabbè, è chiaro che in questo caso, quindi, d'altra parte è molto bello il fatto che poco alla volta sarà ricostruita, quindi il momento in cui non c'è bisogno di essere restaurato totalmente, anche quando è poi praticabile nel senso vero della parola, senza bisogno di entrarci con i cappelli, veramente, quindi potremmo poi venire a fare una serata. E infatti io proprio ho preferito scegliere questa benedizione per l'inizio dei lavori, diciamo, dell'inizio dei cantieri. D'altra parte dicevo poco fa alla televisione, credo che è davvero soprattutto per questi giovani che noi dobbiamo sentire il bisogno di dare la spinta perché tutto questo si realizzi, perché riscoprendo il passato si proiettino verso un futuro. E d'altra parte il metodo del volontariato, della collaborazione, dell'impegno comune, no? Della solidarietà, questo ci dice che davvero sono queste le vie su cui bisogna correre per costruire anche un futuro. E per tutto questo, per forse il bene per la vostra fatica, noi chiediamo la benedizione del Signore. Animati dalla fede in Cristo Signore che si è degnato nascere da Maria Vergine, diciamo insieme: interceda per noi la Madre tua, oh Signore. Interceda per noi la Madre tua, oh Signore.